Piemonte Napoleone di Carlo Vanzina, un film ovviamente tutto girato a Milano. Non poteva mancare la gran dama del teatro milanese, Valentina Cortese. Grazie per la gran dama. Beh, mi sembra giusto. È un ritorno al cinema dopo qualche anno, anche se Valentina Cortese ha fatto tantissimi film. Non dimentichiamo, Valentina Cortese addirittura ha fatto film a Hollywood negli anni 50, oltre che recitare tantissimo in teatro. Quindi un ritorno al cinema in un film importante, italiano-milanese. Come si è sentita, Valentina? Ah, mi sono molto divertita, mi sono sentita molto bene, ero molto felice. Così sì, ho un po' lasciato il cinema e il teatro perché per ragioni di famiglia così non posso allontanarmi troppo da Milano e per lunghi periodi, per cui questo film fatto in casa per me è stata una grande gioia. E lavorare per esempio con un regista e uno sceneggiatore giovane, degli attori tutti quanti giovani? Poi io li conosco da ragazzi, io sono molto amica del padre e della madre dei due fratelli qua, di Carlo e Enrico, e sono bravissimi. Se ci fossero delle altre possibilità a tempi molto recenti, questo ritorno al cinema continuerebbe? Ah sì sì, lo farei, purché sia qui nei dintorni di Milano. È un po' così. No, certo che lo farei, come no? Quindi anche lasciando il cinema. Sì, mi manca molto il teatro, mi manca molto il cinema. È un lavoro che ho molto amato in tutta la mia vita e certo ne sento così un po', sento un po' di nostalgia. Dopo L'atto d'amore di François Truffaut con Valentina Cortese per Effetto Notte, adesso Carlo Vanzina per Via Monte Napoleone. Speriamo quindi nel terzo film. E evviva, tanti auguri. Evviva, me lo auguro anch'io. Arrivederci. Grazie. Grazie Valentina. Ciao. Arrivederci.